Buonasera, sono Cesare Pierleoni. Buonasera, sono Ok. Siamo qui allo Stadio Comunale di Torino in attesa del grande avvenimento di quest'estate, la prima data della tournée italiana di Madonna. È un grande evento qui a Torino, un grande evento televisivo. Francia, Olanda, Spagna, Australia, Germania collegate in diretta con Rai 1. Ma noi siamo andati intanto a vedere chi è Madonna. Madonna Louise Veronica Ciccone è nel Guinness dei primati della musica pop. Per 11 volte consecutive i suoi dischi hanno raggiunto il primo posto nelle classifiche di tutto il mondo e prima di lei solo Elvis Presley e i Beatles erano riusciti a tanto. Eppure gli inizi non erano stati così incoraggianti. Madonna, nata 29 anni fa negli Stati Uniti da una famiglia di origine abruzzese, ha seguito l'itinerario più tipico di chi parte da zero e ha voglia di arrivare. Giunge a New York con soli $38 in tasca, ma tanta grinta. Il successo però non arriva. Il suo primo disco passa quasi inosservato. Tenta di tutto, interpreta anche un piccolo ruolo in un film amatoriale, ma niente. Basta però un 45 giri perché avvenga la svolta e perché prenda il via una delle più sorprendenti, efficaci e sofisticate operazioni d'immagine della storia di questi anni. Ogni sua uscita discografica coincide con una immagine diversa e con un nuovo, clamoroso successo. Passa dalle minigonne aderenti ad una rappresentazione di se stessa decorata da croci e pizzi ed è subito fenomeno. Milioni di ragazzine in tutto il mondo imitano il suo modo di vestire, la sua disinibita maniera di apparire. In 2 anni vende 16 milioni di 33 giri e non dimentica le sue origini italiane. Il suo primo video importante, Like a Virgin, lo gira proprio a Venezia. Si prende la sua rivincita sul cinema. Cercasi Susan disperatamente è campione di incassi. Ancora cinema e ancora successo, di pubblico se non di critica. Con Who's That Girl, che è anche un album e dà il titolo a questo tour mondiale, colleziona un altro eccezionale primato. Più di 1,5 milioni di spettatori in una ventina di concerti. A chi non la ama, Madonna risponde: ho dovuto dimostrare tutto con i miei dischi e i miei fans. Non sarebbe certo accaduto se fossi stata Michael Jackson. Abbiamo visto Madonna artista, chi è Madonna artista, ma abbiamo fatto di più. Adesso vi facciamo vedere quali sono le origini di Madonna, siamo andati a cercarle. Pacentro, 1500 abitanti e tanta notorietà in questi giorni. In questo paese, a 10 km da Sulmona, in Abruzzo, sono nati nel 1901 e nel 1902 Gaetano Ciccone e Michelina Di Giulio, i nonni di Madonna Louise Veronica Ciccone. Abbiamo svelato il mistero. Siamo andati a ricercare i vecchi registri dell'anagrafe e ormai non ci sono più dubbi. Le radici di Madonna sono qui a Pacentro. E a Pacentro vivono i suoi unici, veri parenti italiani. Siamo andati a conoscerli. Bambina Di Giulio, 82 anni. Lei è la prozia di Madonna. Sì. È la sorella di Michelini, che era la nonna di Madonna. Ecco, ma Madonna lei la conosce? No. Non l'ha mai vista? In televisione sì. In televisione sì, l'hai vista, ma che balla, ma che canta. Ma le piace come canta? Sì, mi piace sì. So che si trappa troppo. Si trucca sì, troppo? No, si gira, sì. Ah, si dà molto da fare? Cioè gira troppo? Beh ma lei lo sa che in questo momento la sua pronipote è... forse il personaggio della musica più popolare nel mondo.
Le fa impressione? Beh, non mi fa impressione, perché mi piace da avere una nipote così intelligente, no? Insieme a noi ci sono Amelia Vitucci. Con Madonna sarei cugina di secondo grado, visto che sono cugina di primo grado con il padre. Con Silvio? Con Silvio, sì. Vicino a lei c'è suo marito, Luigi Mirandola, che fa l'agente di custodia al carcere di Avezzano. Questa popolarità di Madonna, in qualche modo, l'ha sfiorata? Beh, un po' sì. In che senso? Nel senso che ha avuto molti giornalisti intorno. Poi abbiamo Giuseppe e Annalisa. Voi siete giovani, tu hai 13 anni... Annalisa ha 13 anni, Giuseppe ne ha 11. Oh, qual è la prima canzone di Madonna che tu hai sentito? Non lo so. Non ce n'è una in particolare che ti piace? No, cioè sono belle tutte. Invece a Giuseppe? Le stesse canzoni, quelle che canta, sono tutte belle. Dimmi. Qui chi ci abbiamo? Mia sorella. Questa chi è? Michelina. Michelina. E Gaetano. E Gaetano. Gaetano Marie. Ciccone. Ciccone. Che sono praticamente i nonni. Io nonni, donna. Sì. E qui la vediamo in questa fotografia di quanti anni fa? Ma quanti anni era? Io le ho visto quanti anni sono almeno andavano. Poi lei c'è anche una fotografia di Silvio, del padre di sì. Madonna. Eccola qua. Lo vediamo qui. Com'è affettuoso Silvio con sì, lei? Sì, è buono proprio. Affettuosi, bravo e buono, di tutte le cose. Qui c'è Silvio con mio marito, è sotto casa, qui fuori. Qui a Pacentro, è una vista di Silvio. Qui abbiamo Christopher, Christopher è stato l'anno scorso. Qui a trovarvi? Sì, qui è venuto qui a Pacentro. È il fratello di Madonna. È il fratello di Madonna e mi fece tanto piacere vederlo, lo conobbi per la prima volta. E questa invece è Melania ed è stata anche lei l'anno scorso. Insieme a Christopher. Signora bambina, sicuramente lei potrà venire a Torino a vedere Madonna dal vivo. Ma in televisione il concerto lo vedrà? Sì, vede, mi piace di vederla, tutta la famiglia. E che essa se la lavori, sta bene. Se lei potesse dire qualcosa a Madonna, anzi glielo dica davanti a quella telecamera lì, che cosa direbbe? Io darei auguri. Il gesto... Madonna, ti tengo tanti bei auguri, mi piace, ma tanti bei auguri, chi vuoi dire? Vorrebbe che venisse a trovarla? Sì, c'è il piacere se me ne sta a trovare. Ma lei pensa che venga? Ma che lo sa, se ve l'aspetto con tutto il cuore, l'aspettiamo, a posto, non può venire. Signora Amelia, qual è il suo desiderio, diciamo, più grande in questo momento? Beh, il desiderio più grande adesso sarebbe quello di venire, cioè di andare a Torino a vedere Madonna nel suo grandissimo show. E magari di conoscerla. Ecco sì, quello soprattutto, sì. Ecco, il desiderio di Amelia Vitucci si è realizzato. Rai 1 ha invitato a Torino Amelia Vitucci, Giuseppe, Annalisa e Luigi Mirandola. E siamo riusciti a filmare in esclusiva mondiale l'incontro dei parenti con Louise Veronica Ciccone. Vediamo il servizio. Ok, what do you say? Formaggio? Formaggio. Instead of cheese? No. No, what do you say when you're gonna take a picture here? Cheese. 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 Pizza. Pizza. Buono. Posso? What? Ancora fotografie posso? Ancora? Sì. Yes. Un po' più. Everyone wait for the camera. You're saying how Giuseppe. Same. I know. Yeah, I know. We have the same eyes. Yeah, everybody. I have a big crush on him. Giuseppe si è innamorato di te. E lui è innamorato di Madonna. Maybe he can come and dance on the stage. Yes, maybe. Per favore, ballate con me. Ballate con me? Sì. What? He can dance. I don't believe you. He can dance.
Say I don't. How do you say I don't believe non, you? Non ci credo. How do you say that isn't true? Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Ballato con me. Balli. Per favore. Balli, balli. Balli con me. Balli con me. Balli. Balli. It's Balli, she says. Balli con me. Balla. 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 Balla, not ballate. Ballare is a verb to dance. Yeah. Vuoi ballare con me? So if I want to say dance with me, what balli do I say? Con balli con me. Balli con me. Balli con me. Sì, sì. Balla. Quanti anni hai? 11. E non sai ballare? Sì, sì, sa ballare. Sì, sa ballare. Sa ballare. Solo che si vergogna. No, 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 sa ballare, non balla il letto, no. Metti i dischi, mette su le cassette di Madonna e balla. Okidoki. Okidoki. Everyone stand up. Ah, ecco, vieni. Ok. Amelia. Così è un po' troppo di gruppo, un po' movimentato. What? Don't wiggle? No, I'll save the wiggling for stage. It's funny for me too. Sì. Ok. Ok. Going where you found. Oh. Okay, thank you very much. Okay. That's it. Grazie. Grazie. Okay, you will stay here. Buon lavoro. Buon lavoro. Vabbè. Saluti. Saluti. Tenilo sempre. Eccoli qui. Amelia, allora, che cosa avete provato in quel momento? Ho provato tantissima gioia, perché il mio desiderio, se ben ricordi, era di poterla abbracciare e l'ho fatto con molto piacere. Mi sembrava come stare in un sogno. E lei poi è stata di una simpatia, non lo so, non... Voleva ballare con Giuseppe. Perché non hai voluto ballare? Non so ballare. Niente, non sai ballare proprio. Senti, ma te l'ha detto anche lei che somigli, che le somigli? Sì. Quindi adesso proprio non puoi più dire di no. Allora, noi li ringraziamo, Amelia Vitucci, Giuseppe, Annalisa e Luigi Mirandola e io do, ecco, Kay Rush. Sì, grazie. Grazie Cesare. Come avete capito sono qui con Giorgio Armani, buonasera. Buonasera. Vorrei chiedere solo una domanda a lei. Secondo lei, come immagine, quando lei piaceva di più Madonna? Quando era più bella? Ma io penso quando appare con la sua piccola capigliatura nera, mi piace moltissimo. Sì. Secondo lei perché Madonna è diventata così famosa? Ma credo che a Madonna si debba una grandissima cosa, una grande professionalità e la volontà di arrivare in maniera decisa. E siccome la professionalità per me è una parte importantissima nell'attività di una persona, l'ammiro moltissimo. Bene, lei è venuto qui per sentire la musica di Madonna oppure per curiosità? Tanto mi sono portato un super consulente che è mio nipote Andrea di 18 anni, perché forse non ho così queste esperienze. Poi comunque direi che la cosa che più mi interessa è vedere questo fenomeno dal vivo, vedere i giovani, è una cosa che assolutamente mi compete, devo dire, facendo un lavoro come il mio. Benissimo, ringraziamo adesso Giorgio Armani, credo che Cesare Perlioni è lì con tre ospiti molto bravi e anche molto belli. Sì. A te Cesare. Soprattutto abituati a venire qui allo Stadio Comunale di Torino. Antonio Cabrini. Mauro, Stefano Tacconi, vi piace Madonna? Ma è come tutte le belle ragazze piace sicuramente, ma piace più che altro la musica e lo spettacolo che fa, che è una cosa molto importante. A te Cabrini piace la musica, vero? Madonna rientra tra i tuoi cantanti preferiti? Beh, direi più che altro rientra nel personaggio di un cantante che sta facendo della musica una questione di immagine verso la gente. Massimo Mauro, è diventata un fenomeno Madonna, secondo te perché? Tu che sei abituato a questo essere sempre tra i grandi protagonisti nello sport come lei lo è nella musica. Ma in America quando fanno qualcosa nel campo dello spettacolo la fanno molto bene, lei è stata pubblicizzata, propagandata molto bene. Sicuramente è un fenomeno perché riesce
a raccogliere tantissima gente ai suoi concerti, quindi più che un fenomeno musicale, secondo me è un fenomeno di costume e forse anche culturale. Stefano Tacconi, che cosa ti ha spinto a essere qui stasera? Ma come tutti gli spettacoli belli è difficile stare lontani a vedere queste cose molto, molto belle che fanno bene sia alla cultura, come diceva Massimo, e ad altre cose. Sono qua a vedere anche lo spettacolo. Kay? Kay? Yes. Noi qui abbiamo finito. Bene, io sono qui con un famosissimo giornalista, sicuramente conoscete tutti, Roberto D'Agostino, che è venuto qui a vedere Madonna. Senti Roberto, secondo te perché Madonna è diventata così famosa? Beh, questa è una domanda da $1 milione. Comunque Madonna è diventata famosa secondo me perché è un modello di stile. Cioè lei forse non è una grande cantante, sicuramente non è una grande interprete o una grande autrice di canzoni, però lei riesce a condensare al meglio tutto quello che c'è nell'aria. In fondo ha quel carisma, quell'aura che riesce poi a colpire l'immaginario della gioventù. Cioè il problema oggi non è tanto quello di riuscire ad essere un grande divo del rock, ma soprattutto ad essere un grande seduttore. Lei riesce a fornire all'immaginario dei giovani tutte quelle qualità, no? Tutte quelle capacità di immagini, di vocali e soprattutto di stile che la fanno diventare quella che è. Secondo te durerà questo fenomeno? Ma secondo me non deve durare, nessuno riesce oggi a durare per oltre un periodo di 2 o 3 anni, deve scendere anche lei, ha una sua parabola e basta. Secondo me è importante se riesce a restare nello spirito del tempo, in fondo lei riesce a il sentimento del tempo è riuscito bene a conquistarlo. Madonna in fondo è un personaggio doppio, ambiguo, no? Da una parte si veste come una, diciamo, come una ragazza di strada, dall'altra parte nelle sue canzoni racconta di valori morali abbastanza solidi, no? Cioè, papà, lei non vuole abortire, però d'altra parte si presenta vestita come una sciantosa. In fondo, questa doppiezza di Madonna, la sua ambiguità, la sua non trasparenza, è secondo me il vero segreto del successo di questa cantante. Benissimo, grazie Roberto D'Agostino. Adesso passo la linea di nuovo a Cesare Pierleoni. E con me ho il dottor Umberto Agnelli, vicepresidente della Fiat Auto. Lei di solito viene qui ma viene a vedere la Juventus. Che cosa l'ha spinta a essere qui stasera? Beh, questi qua sono degli spettacoli. Io sono venuto l'ultima volta a vedere un concerto, era Jagger. Nell'82. E devo dire che questi sono bellissimi spettacoli. Allora è stato magnifico come pubblico. Tutto è andato bene, io mi auguro che succeda lo stesso e che Madonna sia più moderna di quello che era Jagger a quel momento. Si ricorda, 5 anni fa Jagger indovinò addirittura il risultato della finale. Era abbastanza facile a quel momento, però... ma lui indovinò il risultato, lei si congratulò con lui. Esatto. Che cosa si aspetta da questo concerto, da questo evento? Per me, devo dire, io non ho la generazione di quelli che seguono questi cantanti. So che è un grosso fenomeno di pubblico, mi interessa molto e mi incuriosisce moltissimo. Va benissimo, noi la salutiamo. Il sindaco di Milano. Ah, è già arrivato. Buonasera, onorevole. Anche lei qui. Milano purtroppo non ha potuto avere questo evento, è dovuto venire qui a Torino. Lei è un fan di Madonna? No, non sono un fan, ma sono certo un ammiratore. Poi ho i miei figli che sono fans di Madonna. Ecco, conosce le canzoni di Madonna? Beh, qualcuna, non tutte naturalmente. Che cosa pensa lei di questo fenomeno? Beh, diciamo che è un tipico fenomeno della nostra era ed è un tipico fenomeno americano e siccome i fenomeni americani sono fenomeni mondiali, ecco la ragione per la quale siamo tutti qui a vederla. Se lei rimane qui con me, adesso vediamo che cosa succede dietro l'organizzazione di un grande concerto, di una grande tournée mondiale. Siamo andati a Wembley, nel backstage di Madonna, ed abbiamo parlato con alcuni dei protagonisti che dietro le quinte hanno fatto grande questo tour di Madonna. Vediamo il filmato. È stupendo andare in tournée con Madonna. Abbiamo iniziato circa 3 mesi fa e sono stato scelto dopo un provino che ho fatto a Los Angeles. Madonna era presente alla selezione, era là e le è piaciuto il mio modo di ballare. Così adesso sono nella sua tournée. Conoscevi Madonna prima di cominciare a lavorare con lei? No, non la conoscevo prima. L'ho incontrata per la prima volta al provino.
Ora siamo diventati amici e durante le tournée siamo sempre insieme. Adesso siamo grandi amici e ottimi compagni di lavoro. Sai di essere invidiato da molti tuoi coetanei? Probabilmente perché ho avuto la fortuna di essere stato scelto da Madonna. Ma quando sono sul palcoscenico a ballare con lei, tutti i ragazzi presenti si identificano con me. Sposeresti mai Madonna? No, non penso che la sposerei. È sposata con Sean, che è un tipo veramente in gamba. Che tipo di preparazione fa Madonna per questo spettacolo? Prima di tutto fa moltissima aerobica per potenziare il suo sistema cardiovascolare. Quando si vede lo show ci si rende conto del grande dispendio di energie che richiede. Dunque Madonna ha bisogno di una grande riserva di energie. E così ci alleniamo per potenziare la sua capacità di resistenza. Facciamo molte corse, ciclismo, tutti quegli esercizi fisici che servono a rafforzare non solo il suo sistema cardiovascolare, ma anche tutti i muscoli. Sono 2 ore di esercizio al giorno. E sono 6 mesi che ci alleniamo. Abbiamo iniziato 3 mesi prima dello spettacolo per affrontare una preparazione completa ed essere in grado di fare lo show. Così, finita la tournée, Madonna si riposerà per 2 settimane e poi riprenderà l'allenamento intensivo, perché anche il suo aspetto fisico è molto importante. Ci tiene al suo lavoro. La alleniamo non tanto come si allena un pugile, ma come se fosse una mezzofondista. Le facciamo fare molto footing, molta ginnastica per aumentare la sua resistenza e ridurre nello stesso tempo i pericoli di infortuni. Quando assisterete al suo show in Italia, vedrete che Madonna balla molto, si muove molto, ma non vi preoccupate, è in ottima forma e non potrà succederle nulla. Perde molto peso durante lo spettacolo. Teniamo sotto controllo il suo peso perché con tutti questi viaggi e spettacoli potrebbe diventare un elemento critico. Controlliamo che non dimagrisca. Lei, da parte sua, osserva intelligentemente la dieta per non perdere peso. Quindi non c'è da preoccuparsi troppo. Madonna mangia pasta asciutta, le piacciono le fettuccine. E questo va bene per non perdere peso. È vegetariana e con la pasta assorbe carboidrati in misura sufficiente. E poi, le fettuccine sono buone. Non vediamo l'ora di venire in Italia per mangiare bene. Eccoci di nuovo. Quelli che avete visto adesso, uno era il ballerino di Madonna, Chris Finch, e dopo l'allenatore Robert Paul. E io sono qui con Gianni Mina. Ciao. Mi scusi. Perché sei venuto qui a vedere Madonna? Ma uno la curiosità del cronista, quella sempre... Non posso far passare un fenomeno come questo senza vederlo, ma in realtà sono stato portato per mano da mia figlia 13enne Marianna, che domani ritorna in Messico dove abita con sua mamma e che mi avrebbe riempito di botte se non l'avessi portata a vedere Madonna. Una buona ragione. Buonissima. Ma Marianna ama molto Madonna e allora devo capire questo fenomeno, perché sennò si rischia di rimanere tagliati fuori. Infatti, mi dicevi prima Gianni che c'era una canzone che tua figlia piaceva di più di tutte le altre. Qual è? Pronunci sicuramente meglio di me. Papa don't preach. Non è che mi esalti, perché è come se è una canzone di una figlia un po' più grande di Marianna. Marianna ha solo 13 anni, però non tanto più grande. Sono evidentemente quei problemi della vita che un giorno o l'altro un padre deve affrontare con la figlia. Mia figlia l'ascolta molto, io ho tentato di spiegargli tante cose della vita che evidentemente venivano fuori da questa canzone. Solo per questo un fenomeno come Madonna è importante, se canta delle cose che i ragazzi affrontano ogni giorno in una società. Deve dire che questa canzone, scusami, che parla di una ragazza che rimane incinta e vuole tenere il bambino, che sicuramente a te non vorrebbe piacere. Non è vero, abbiamo parlato di questo con mia figlia, ho detto se succede papà è qua, i tempi sono cambiati, l'importante è star bene, l'unica cosa che bisogna combattere è la droga, il resto si può accettare tutto. Benissimo, grazie Gianni, divertiti. Adesso passo la linea a Cesare Perlioni, che è lì con un grande stilista. Elio Fiorucci, che Madonna la conosce da moltissimo tempo, è vero? Io credo da 10 anni. L'ho conosciuta quando ancora non cantava, viveva a New York ed è una ragazza semplice, una ragazza
così normalissima, come credo sia ancora adesso una ragazza normale, una ragazza semplice. Ecco, lei che la conosce da tanto tempo, che cosa ha dentro Madonna che la spinge, che l'ha spinta, che ha fatto in modo che lei diventasse? Io credo che sia molto naturale, molto semplice, ed è un gioco ad esprimersi, una possibilità che ha di esprimersi, come avrebbero tanti ragazzi. Cioè, alla fine non è vero che sia una star costruita, è una ragazza semplice, proprio per questo la gente la ama. Senta Fiorucci, lei può essere forse una delle persone più adatte a parlare di questo. Che cosa spinge Madonna a cambiare sempre, la sua immagine? Ma io credo la curiosità che è in tutti noi, cioè il desiderio di provare altre cose, altre esperienze. Credo che sia questo, è un po' quello che spinge anche le ragazze a seguire le mode, a cambiare look, a cambiare atteggiamento, a cambiare esperienza. Ecco, Kay, ti vedo con un cantautore italiano. Sì. Un grande cantautore italiano. Sono qui con Gianni Togni. Ciao. Senti, ma a te onestamente ti piace la musica di Madonna o sei venuto qui più per curiosità? Sono qui più che altro per curiosità, anche se Madonna, alcune cose mi piacciono, Live to Tell, certe canzoni mi piacciono. Tipo quali canzoni? Per esempio Live to Tell, per esempio, sì. Io la considero una grandissima, bellissima canzone. E lei come attrice cosa pensa? No, non mi piace. Viva l'onestà. Non mi piace, mi dispiace. Come sex appeal? Neanche. Zero, povera Madonna. Solo la canzone Live to Tell allora? No, la canzone Live to Tell, il suo modo di presentarsi, lei è riuscita a conquistarsi una grandissima festa di pubblico giovanile e voglio cercare di capire come ha fatto a costruire tutto questo. Voglio cercare di capire se il suo concerto è a questo livello della sua fama. Grazie, adesso vedo che c'è Cesare Pierleoni. Con Maria Magnani Noia, sindaco di Torino. Torino questa sera al centro dell'attenzione mondiale per questo concerto di Madonna. Che cosa pensa il sindaco di Torino? Il sindaco di Torino è molto contento che Torino sia al centro dell'attenzione mondiale e sono molto contenta che questa manifestazione si stia facendo nella mia città. Certo, vorrei che Torino però fosse al centro dell'attenzione, non dico mondiale, anche per gli altri giorni dell'anno, che non sia un fenomeno soltanto occasionale, ma che Torino possa diventare nel campo della musica, così come nel campo di tante altre cose, un polo di attrazione. Ecco, io a questo punto andrei a vedere altre interviste che abbiamo realizzato sempre a Wembley nel backstage di Madonna. Questa volta c'è Shabadoo, il danzatore di colore di Madonna, che è un grande personaggio della street dance. E poi abbiamo Christopher Arnstein, il capo della sicurezza di Madonna. Via con l'Ampex. È successo un giorno che mi trovavo in California. Stavo dormendo quando Madonna mi ha telefonato per lasciare un messaggio sulla mia segreteria telefonica. Diceva: Shabadoo, sono Madonna. Credevo si trattasse di uno scherzo e mi sono detto: sì, e io sono Groucho Marx. Poi ho alzato la cornetta e ho risposto: sì, sono Shabadoo. E lei: sono Madonna, sto per andare in tournée. Ti voglio con me, ho bisogno di te. E io: ma sono il peggiore. E lei: ah sì, vieni a trovarmi. E nell'arco di due giorni mi aveva ingaggiato. I've been dancing now for 15 years. I revolutionized dance in America. Io ballo da 15 anni. Ho rivoluzionato letteralmente il balletto in America e nel mondo creando un tipo di ballo di strada, la breakdance, in cui la gente salta, si accovaccia, eccetera, come si vede negli Stati Uniti nello spettacolo Soul Train. Poi ho fatto due film. Il primo è stato un grande successo in tutto il mondo. Il titolo è Breakdance, anche se in Francia si chiama in modo diverso. Com'è Madonna come ballerina? Per me Madonna è una ballerina eccellente. Ha saputo far suo il genere di balletto che avevo lanciato 15 anni fa, prima di tutti, e che ha portato la rivoluzione nella street dance. Lo ha fatto suo, rinnovandolo con l'apporto della sua spiccata personalità. E questo è quanto fanno tutti i veri artisti, perché in fondo tutto è stato già fatto. E la differenza sta soltanto nella capacità di affrontare il lavoro in modo personale. E Madonna lo fa benissimo. Voglio salutare il pubblico italiano. I connazionali di Madonna sono gente formidabile. Christopher Arnstein è il capo della sicurezza di Madonna. Quali problemi pone l'organizzazione della sicurezza di una grande star come Madonna? Basically, we don't have a lot of problems from a
In linea di massima, non dobbiamo affrontare problemi di violenza. C'è l'entusiasmo dei fans, eccitati all'idea di vederla, lo spettacolo è imponente. Madonna è un grande talento che ha bisogno del suo spazio vitale. È questo l'unico problema. Molti vogliono vederla e alcuni, per vederla, spintonano gli altri spettatori. È solo un problema di grande entusiasmo e di eccitazione. Non ci sono persone violente o irresponsabili. Quante persone sono necessarie per garantire la sicurezza a Madonna? È un segreto o può dirlo? Questo è un segreto. Ci preoccupiamo di assicurarle lo spazio sufficiente perché possa allenarsi e vivere normalmente. Non vogliamo creare intorno a lei la stessa atmosfera che circondava Elvis Presley, dove lui non era più una persona. Vogliamo far sentire Madonna a suo agio come una persona normale. L'unica cosa che vi chiediamo è: quando venite a vedere Madonna, non accalcatevi verso il palco, non spingete. Ci sono dei giovanissimi nelle prime file e quelli alle loro spalle non si accorgono di loro. Vogliamo essere sicuri che i più giovani e chi li accompagna possano godersi lo spettacolo senza problemi. La nostra prima preoccupazione è l'incolumità di tutti, non soltanto di Madonna. Per piacere, contenete il vostro entusiasmo. Rispettate i piccoli spettatori. Grazie. Ciao, eccomi qui con il promoter di questa grande tournée di Madonna con David Zard. Ciao Dave. Ciao. Senti, ma l'hai conosciuta Madonna? Sì, oggi. Ecco, e com'è? Dici la verità, com'è questo fenomeno? L'avete vista in televisione, quando vi incontrate i parenti. È un essere umano normale come tanti altri, con le sue emozioni, ed era veramente emozionato quando ha incontrato i suoi parenti. Ed era molto bello. Adesso io non vorrei dilungarmi perché penso che la gente stia aspettando lo spettacolo e spero che siano pronti per il via, o no? Siamo tutti pronti, penso. Dico, spero che siano pronti loro. Fa caldo, è una giornata splendida, abbiamo oltre 65.000 spettatori. La RAI, in un giorno e mezzo abbiamo montato la cosa più grande che sia mai stata fatta in Italia. E vorrevo ringraziare tramite la televisione la città di Torino, la RAI e tutti quelli che mi hanno sostenuto e hanno insistito affinché io organizzassi questo concerto. Grazie a tutti, ciao e buon divertimento. Grazie a te David Zard. Adesso passiamo la linea a Cesare Pierleoni. Eccoci, siamo tornati in tribuna. Il pubblico aspetta di minuto in minuto l'inizio del concerto. Io sono qui con un grande pubblicitario, Armando Testa. Se lei avesse dovuto lanciare Madonna, lei che è un grande pubblicitario che lancia tante cose, che slogan avrebbe scelto? Le devo dire che avrei chiesto almeno un mese di tempo, perché Madonna, si vede che gli slogan li ha già indovinati tutti, perché per l'affermazione visiva che ha Madonna, diciamo che è difficile fare di più. Quindi sarebbe stato difficilissimo trovare qualcosa per sostenerla, per crearle un'immagine ulteriore. È un grande pubblicitario di se stessa Madonna. Sì, molto. Stasera sono venuto appunto per vedere quali sono tutte le ragioni segrete, abbastanza segrete, di questa donna non più alta di 1,60 e che riscuote così tanto successo. Penso però che c'è qualcosa che supera addirittura l'immagine Madonna. Quando il successo pubblicitario su una persona è così grande, vive da solo. Senta, io adesso vorrei vedere insieme a lei delle immagini straordinarie che il nostro regista Egbert Van Es ha girato a Parigi qualche giorno fa al Parc des Chaux, dove Madonna ha cantato per 120.000 persone. Io farei partire queste immagini. Questo è il pubblico di Torino. Sì, che è tanto. Insolito per Torino, uno spettacolo così frivolo che raccoglie tante persone. Eccoci a Parigi. Ecco Testa, penso che queste immagini si commentino da sole. 120.000 persone,
Che si prova di fronte a queste immagini? Penso che nemmeno Gesù Cristo riusciva a mettere assieme tante persone così quando parlava. Non esageriamo. Sì, ma guardi, ci pensi bene, forse perché c'era più difficoltà di viaggiare per il pubblico. Pensi che difficoltà di viaggio? Eccoci, le immagini di Parigi sono finite. Io ripasserei la linea a Kay Rush, se è ancora nel nostro studio. Allora io la saluto. Arrivederci. Io ripasserei ancora la linea a Kay Rush. Eccola qui Kay Rush. Il concerto sta per cominciare, credo che manchino poco più di 2 minuti. Dacci le ultime notizie, quanto manca? Io penso un paio di minuti, ero già lì a ballare, già pronta. Loro balleranno tra un po'. Sì. Quanto manca? Che ora sono adesso? Qualcuno sa? Eccoci. Sono già agitata io. Sei pronta per questa... Ma io ho già visto questo concerto, tu no. Io non l'ho visto ancora, la prima volta che lo vedo. Sto facendo la giornalista, non riesco mai a vedere i concerti, che lavoro sempre, la prima volta che riesco a vedere un concerto. Prepara una grande emozione. Eh sì, sono già emozionata io. Figurati tutti questi ragazzini qui dietro. Certo che è veramente straordinario, un pubblico così che attende di vedere Madonna lì sul palcoscenico. Sicuramente non si vede, ma aggiunge a questa atmosfera. Un tocco di romanticismo. Sì, ci vuole sempre, no? Dunque, parlaci un po' di questo concerto, non so se hai già parlato mentre ero lì a ballare. No, io vorrei dire qualcosa di questo concerto. L'hai già visto, infatti. Sì, l'ho già visto. Madonna presenterà circa 15 o 16 canzoni. Dura 1 ora e 50 minuti. È credo una delle produzioni più importanti della storia della musica pop e della musica rock. Si cambia anche tante volte, se non sbaglio. Non vorrei anticipare troppo, però tanto per dire. Moltissime volte. A Wembley pensa che aveva 8 armadi di vestiti lì nel backstage. Beata lei. Beata lei. E poi? Ecco, io aspetto di sapere quanto manca all'inizio di questo concerto. Sta per cominciare. Io vorrei chiedere agli abitanti di Torino di accendere le luci delle loro case, perché il concerto inizierà con una grande panoramica di Torino. Ecco. Arrivederci, buon divertimento. Ciao, a tutti. Buon divertimento.